Ciao e bentornato, oggi andiamo a vedere come poter suonare la canzone Strada Facendo di Claudio Baglioni. Ciao, sono Adriano di lezionedichitarraonline.info. Voglio innanzitutto ringraziare Roberto per aver aderito all'aula Master. In questa maniera si ha accesso a tutti i contenuti didattici, tutti i miei corsi pubblicati, sia sulla chitarra ritmica ma anche sulla chitarra fingerstyle a livello base e livello intermedio. Inoltre si ha anche diritto alla richiesta di un tutorial, è la maniera più efficace, più semplice e diretta per richiedermi un tutorial. E il tutorial richiesto è sulla canzone Strada Facendo di Claudio Baglioni. Andiamo a vedere innanzitutto quali sono gli accordi della canzone. In questo video tutorial andiamo a suonare la canzone attraverso il plettro. Ho tenuto la tonalità originale del brano e nella canzone a un certo punto c'è una modulazione in cui si alza di un tono la tonalità, quindi sono presenti un po' diversi accordi. Nella tonalità di Sol abbiamo l'accordo di Sol maggiore, l'accordo di Re maggiore, l'accordo di Do maggiore, l'accordo di La settima maggiore, Si minore, anche un Si settima che vado a prendere in questa maniera con il barré, quindi barré sul secondo tasto, in cui vado a posizionare l'indice su tutte e sei le corde, anulare sul quarto tasto della quarta corda, terza corda la vado a prendere con il barré e il mignolo vado a posizionare sul quarto tasto della seconda corda e la prima corda. Abbiamo il barré sempre, quindi l'indice sul secondo tasto. Ho un Mi minore, un La minore, poi nella canzone c'è un intermezzo musicale, strumentale, quindi solo suonato dalla chitarra senza il cantato, e troviamo questo accordo, un Sol con al basso il Si. Pratica è come se andiamo a suonare un Sol maggiore, ma dobbiamo iniziare dalla quinta corda dove troviamo la nota di Si. Quindi l'indice sul secondo tasto della quinta corda, l'anulare sul terzo tasto della seconda corda, le altre corde a vuoto. Poi c'è la modulazione sul finale della canzone, quindi da un Sol passiamo a un La maggiore. Alziamo quindi la canzone, la tonalità di un tono, quindi abbiamo questo La maggiore, un Mi maggiore, un Do diesis minore sul quarto tasto, quindi come un Si minore, solo che ci spostiamo sul quarto tasto con lo stesso diagramma di accordo. Stessa cosa per il Do diesis settima, come visto per il Si settima. Ci spostiamo ancora di due tasti in giù e otteniamo un Do diesis minore, scusa, settima. Ed infine un accordo di Fa diesis minore, secondo tasto, barre sul secondo tasto. Per quanto riguarda la ritmica, ho seguito l'accompagnamento, l'arrangiamento del brano originale e ti voglio proporre tre tipi di accompagnamenti ritmici. Uno, il primo è quello utilizzato praticamente per la maggior parte della canzone. Come vedi ci sono delle frecce blu e nel testo, poi durante l'esecuzione del brano, gli accordi saranno segnalati con lo stesso colore, quindi di colore blu, nel momento in cui vado a suonare questa prima ritmica. Nelle altre due ritmiche ho cambiato colore, quindi il testo sarà sempre evidenziato con un colore specifico. La mano si muoverà per ottavi, quindi all'interno di una battuta avrò 8 movimenti della mano, 4 in giù e 4 in su. E questo sarà l'accompagnamento ritmico. Molto
molto semplice. Quindi giù, giù, su, giù. Facciamolo veloce e poi rallento. Inizialmente dovrò suonare questo accompagnamento ritmico anche nell'intro, che presenta più di un accordo. Quindi, pur cambiando gli accordi all'interno della stessa battuta, il ritmo che dovrò utilizzare sarà sempre questo. Il secondo accompagnamento ritmico che andrò a suonare sarà evidenziato con il colore rosso, quindi gli accordi saranno evidenziati dal colore rosso, come puoi vedere anche le frecce le ho colorate di rosso. E questo ritmo lo vado a suonare in un particolare momento in cui trovo due accordi per battuta. Vediamo il caso in cui trovo il Mi minore, il Do, il La minore e il Re, quindi due battute. Nella prima trovo il Mi minore e il Do, nella seconda il La minore e il Re. Sarà questo l'accompagnamento. Andiamo a vedere la prima battuta in cui trovo Mi minore e Do, l'accordo di Do. Quindi nella prima parte andrò a suonare il Mi minore, nella seconda parte il Do. Do una pennata in giù, risalgo a vuoto, pennata giù e in su. Questo dovrò farlo anche per l'accordo di Do, quindi l'accordo successivo. Facciamo velocemente e poi rallento, sempre con questi due accordi. Anche questo un accompagnamento ritmico molto molto facile da suonare. La stessa cosa dovrò farlo anche per la battuta successiva in cui trovo il La minore e il Re. Ed infine il terzo accompagnamento ritmico lo vado a suonare solo in una battuta specifica della canzone in cui trovo quattro accordi all'interno della stessa battuta ed è questa. Quindi troverò l'accordo di La minore, il Sol con al basso il Si, il Do maggiore e il Re. Vado a suonare il La minore con due pennate in giù, mentre gli altri accordi li vado a suonare sempre con una pennata in su. Quindi vado a suonare lentamente questa battuta, vado in giù e suono l'accordo di La minore, salgo a vuoto, vado di nuovo in giù. Nel momento in cui devo risalire cambio accordo con il Sol con al basso il Si e do una pennata in su. Quindi vado in giù a vuoto, cambio di nuovo accordo con l'accordo di Do maggiore e do la pennata in su. Riscendo a vuoto e faccio la stessa cosa con il Re, ovvero do una pennata in su. Per passare alla successiva battuta, che è una battuta in cui devo suonare l'accordo di Re, però con il ritmo che ho definito ritmo 1, quindi il ritmo che sostiene la maggior parte della canzone. Vado a fare queste due battute lentamente, ma di continuo. Bene, adesso andrò a suonare la canzone, alla voce c'è Ilaria. Io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Con l'anima svaniosa a chiedere di un po' che non c'è. Tra mille
visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra nuda di malinconia. Io e le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggermi dolori ed i miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Ho sognato sopra un treno che non è partito mai e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità e giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Ci fa andare avanti e dire che non è finita. Cosa è che mi spezza il cuore tra canzoni e amore, che mi fa cantare e amare sempre più, perché domani sia migliore, perché domani tu, perché domani sia migliore, perché domani. Canzone chiaramente può essere suonata anche attraverso un arpeggio fingerstyle, è quello che andremo a vedere nell'aula privata, andiamo a vedere qual è il tipo di arpeggio che sono andato ad utilizzare. Per sapere che cos'è l'aula privata e come puoi abbonarti ti lascio il link qui sullo schermo anche in descrizione. Potrai in questo modo sostenermi sul canale di Patreon. Raccomandazioni finali: se ti è piaciuto il video puoi lasciare un like, se hai domande o dubbi inerenti a questo video tutorial puoi scrivermi nei commenti, se invece vuoi continuare a seguirmi
non ti rimane che iscriverti al canale e attivare la campanella. Ci vediamo al prossimo video.